E qua, ovviamente, su Instagram. Ok, ci siamo! Ci siamo, Ciao a tutti! siamo live. Siamo live, ok. Allora, io intanto tengo il controllo. Sì, metti su Facebook, per favore. Ok, ragazzi. Allora. Allora, per chi non ci conosce ancora, io e Simona siamo specialist di vacanze e parchi a tema. Piccola parentesi, che cos'è una vacanza parchi a tema? Una vacanza parchi a tema è un nuovo modo di fare vacanza dedicato a famiglie ed appassionati che unisce l'amore per i parchi a tema, parchi divertimento, con il bello della vacanza. Quindi diciamo che è un portale dedicato, un modo di fare vacanza dedicato un po' ai parchi a tema che ci sono in tutto il mondo. Esattamente. Allora, oggi vi vorremmo parlare di un ritorno, diciamo, Esatto. facciamo una diretta molto breve e veloce rispetto alle nostre solite, giusto per parlare e dirvi quali sono tutte le precauzioni adottate da Disneyland Paris in generale per i parchi Disney nel mondo per la nuova riapertura. Esatto. Disneyland Paris ha riaperto il 15 di luglio Sì. e quindi ovviamente siamo in una fase un po' particolare, vedo Fulvio. Esattamente, esattamente. Okay. Quindi ci sono delle precauzioni che sono state adottate dal parco Disneyland per far sì che tutto quanto ritorni, diciamo che non dico alla normalità perché ancora è un po' presto. Però per vivere comunque la magia di Disneyland, anche in questo periodo un po' particolare per tutti. Scusate voi di Instagram che guardo su, guardo giù. Siamo qui. Allora. Allora, quindi per chi si è collegato adesso, ricordiamo che noi stasera parleremo di tutte quelle misure di sicurezza che i parchi a tema Disney, quindi in particolare Disneyland Paris, Non hanno preso per permettere ai propri visitatori un ritorno graduale alla magia. Ok, allora, innanzitutto parliamo di cose quindi prettamente tecniche oggi. Esatto. Come si va a Disneyland Paris adesso? Scordatevi, se passate magari a Parigi per altre cose, di andare al parco e dire ok, vado, compro un biglietto e entro. No, No. non funziona assolutamente così. L'ingresso ai parchi Disney è soggetto assolutamente a un acquisto preventivo del biglietto. Quindi il biglietto può essere acquistato diciamo, assieme all'hotel interno al parco, quindi acquistate il vostro hotel in un parco Disney all'interno del parco, uno degli hotel proprio del parco e avete l'accesso garantito. Questa è la prima fase. Quindi, se voi avete già una prenotazione con un hotel del parco con gli ingressi inclusi, lì non avete problemi. Quindi, non dovete fare nient'altro, ok? Cioè, dovete tranquillamente avete la vostra prenotazione che è attiva a tutti gli effetti. Se invece ci sono altri due modi. Allora, o acquistate già da adesso, cioè dal 15 di luglio è stato possibile acquistare i biglietti a data non fissa, come si dice, non a data aperta, Con data con stabilita, data insomma. stabilita, esatto. Voi andate lì, vi guardate il vostro bel calendario e vedete se c'è la disponibilità per i biglietti. Quindi prenotate proprio quell'ingresso, perché ovviamente gli ingressi ai parchi sono adesso in numero limitato. Esattamente, proprio per favorire e permettere il distanziamento sociale che è alla base del blocco di contagi, Esatto, fondamentalmente. quindi al momento diciamo gli ingressi sono a un 30% Sì. rispetto alla capacità diciamo solita degli ingressi. Quindi o vi prendete il biglietto diciamo a data stabilita oppure potete anche prendere un biglietto a data aperta. In questo caso però attenzione che non potete presentarvi col biglietto a data aperta e diciamo accedere direttamente al parco. Quello lo vedranno in base a
quel giorno se la capacità non è stata raggiunta. Quindi vi si consiglia vivamente, anzi è praticamente obbligatorio, registrare il vostro biglietto. Cioè voi avete questo biglietto a data aperta e dite ok, io voglio andare al parco il 15 di gennaio, registro il mio biglietto. Sul sito di Disneyland Paris c'è una sezione apposita per registrare il vostro ingresso. Questo, mi raccomando, è importantissimo. Esatto, è fondamentale. Altrimenti purtroppo rischiate che una volta arrivati lì non avrete poi modo di proseguire il vostro viaggio. Esatto, quindi arrivate alle casse Disney con il vostro biglietto stampato e il codice di prenotazione dell'ingresso, quindi con tutte e due le cose. Quindi questo è, diciamo, sono gli unici modi per garantirvi l'accesso al parco. Altro esatto. Non c'è. Esatto. Parliamo poi di una cosa, diciamo, che è la normale conseguenza di un ingresso al parco, ovvero la prenotazione nei ristoranti. Ci arriverei dopo, con molta calma, con molta calma. No, più che altro vi volevo parlare innanzitutto delle precauzioni che sono state prese all'interno proprio del parco. Quindi, cose obbligatorie, mascherina obbligatoria, sempre, tassativamente sempre, dagli 11 anni compiuti in su. Quindi non dai 12, attenzione, ma dagli 11 anni compiuti in su. Quindi tutti quanti, nessuno escluso. Sono praticamente obbligatorie, come vi dicevo, sempre, anche quando entrate nei punti ristoro, ve li potete togliere solamente per bere e mangiare, solo lì. Quando fate la fila al ristorante è obbligatorio tenerlo, è obbligatorio tenerla nelle attrazioni, sempre, agli spettacoli, sempre. Tutto. Assolutamente, assolutamente. Distanziamento sociale, ovviamente, quindi anche sono state prese numerose precauzioni, tra cui ovviamente tutte le file alle attrazioni sono praticamente state limitate e ci sono degli appositi segnapassi all'esterno dell'attrazione che vi consentiranno di rimanere solamente con il vostro nucleo familiare o comunque con il vostro gruppo, quindi spazio e distanziamento. Sono igienizzate sempre tutte quante le attrazioni ad ogni utilizzo, esatto, facendo particolare attenzione a tutti quei punti un po' particolari, quindi corrimano, sedili, tutte queste cose dove andiamo a mettere le mani, ok? Esatto. Vi chiedo soltanto una cortesia. Se pensate che questa diretta su Disneyland Paris e sul graduale ritorno alla magia, quindi dove verranno illustrate tutte le precauzioni necessarie, eccetera, sia interessante a qualcuno, magari condividete sul vostro profilo Facebook o Instagram. Oggi siamo ogni tanto, ecco, ricordiamoci di guardare anche io sotto. Sto guardando, io guardo sotto. Sei la mascherina. Allora, un'altra cosa molto importante è che sono presenti più di 2000 punti di disinfezione. Esatto, e di gel per le mani a base alcolica in qualsiasi punto, ovunque, più di 2000 sparsi tra i vari parchi e il Disney Village, mi veniva il termine. Allora, quindi diciamo che ecco, la sicurezza è assolutamente massima, esatto, per tutto quello che riguarda il vostro soggiorno e la vostra permanenza a Disneyland Paris. Considerate anche che tutti i cast members, che per chi non lo sapesse sono gli addetti ai lavori all'interno, diciamo, dei due parchi Disney, delle aree Disney, sono altamente preparati su questo e vi accompagneranno, vi guideranno ovunque, quindi non avete problemi, insomma, se non avete, avete il dubbio di qualcosa, chiedete a loro, che sono assolutamente preparati e assolutamente poliglotti, perché parlano praticamente tutte le lingue europee almeno, quindi non abbiate problemi, se non avrete problemi in italiano assolutamente no. Altra cosa, una cosa importante, quali hotel sono aperti? Esatto, questo è un punto, diciamo, molto importante da
andare a vedere, da sviscerare per capire esattamente come sia possibile passare al meglio la propria vacanza. Esatto. Sia per chi deve effettuare una nuova prenotazione, quindi vuole prenotare, sia per tutti quelli che magari hanno già una prenotazione in atto, perché no, come consigliamo sempre noi, Disneyland va prenotato con tantissimo anticipo. Ok? Allora, causa ingressi comunque molto ridotti, causa magari che molte strutture si stanno rinnovando, non tutti gli hotel all'interno del parco Disney sono aperti. Allora, attualmente aperti e funzionanti, e che saranno sempre aperti, perlomeno fino al prossimo anno sicuramente, sono Newport Bay, che è l'hotel 4 stelle vicinissimo all'ingresso, e il Santa Fe. Esatto. Poi abbiamo un altro hotel che attualmente è aperto, è il Cheyenne. Sì. Però chiuderà per ristrutturazione il 30 di... chiuderà al momento il 30 di settembre per riaprire a marzo del 2021. Altro hotel che invece al momento è chiuso è l'hotel Disneyland, che però riaprirà l'8 di dicembre, stavo pensando già alla cosa dopo io, penso troppo. Riaprirà l'8 di dicembre, quindi il Disneyland Hotel, l'hotel a 5 stelle, e poi abbiamo invece il Sequoia Lodge, che al momento è chiuso, si pensava che lo riaprissero quest'inverno, invece, questo per ristrutturazione, questo lo so, riaprirà il 1° di maggio del 2021. Quindi al momento, diciamo, quest'inverno abbiamo perso diverse cose. Ah, è anche chiuso il Davy Crockett Ranch, è chiuso, ed è chiuso anche il New York, che è chiuso da un pochino. Sì, per ristrutturazione. Perché diventerà il nuovo New York The Art of Marvel. Esatto, tutto a tema Marvel. Doveva riaprire quest'estate, ma ce lo siamo giocati. E al momento questi due, quindi sia il Davy Crockett Ranch che il New York, non hanno ancora una data di riapertura. Esatto. Fino a data da destinarsi, questi hotel. Aspettiamo nuove comunicazioni. Invece, gli hotel convenzionati, gli 8 hotel convenzionati all'esterno dei parchi Disney, sono attualmente tutti aperti. Quindi... Guarda, io direi anche un'altra cosa. Raccontiamo un po' cosa succede magari a tutti coloro che hanno prenotato, esatto, in uno di questi hotel che magari sarà chiuso. Ad esempio, chi ha prenotato al Sequoia? Esatto. Allora, cosa succede? Succede che al 90% avrete un upgrade e sarete riprotetti, quindi sarà spostata la vostra prenotazione all'hotel Newport, che al momento è aperto. Esatto. Poi bisogna vedere secondo disponibilità, secondo tante cose. Ecco, ma no, no, dicevo, attenzione che fino adesso è stato così, poi da domani magari cambia tutto, eh? Quindi esatto. Non prendetelo per oro colato, però noi vi raccontiamo quello che è successo a tanti viaggiatori che si sono ritrovati con l'hotel chiuso e ovviamente hanno avuto un cambio di destinazione. Al momento le politiche Disneyland sono queste, quindi o un upgrade gratuito, quindi il vostro prezzo rimane quello pagato rimane quello, in un hotel di fascia superiore, o se non c'è disponibilità, magari avevate prenotato, non so, al Disneyland Hotel, dovete partire a ottobre, e ancora sarà chiuso, lì ci sarà per forza di cose un downgrade, quindi comunque una riprotezione in un hotel o in Newport o in altri che sono disponibili, e siete liberi ovviamente di accettare la cosa, solitamente ci sarà una differenza tariffaria, oppure in ogni caso potete decidere di cambiare la data del vostro soggiorno. Quindi loro vi fanno cambiare il tutto.
Mi raccomando, questa è una cosa importantissima. Scusate, adesso lo dico anche voi, importantissima. È una cosa importantissima, perché tutto questo che noi vi stiamo dicendo, quindi questi upgrade, scusa, se sentite gli sfiati sono i nostri cani che stanno qua, va bene. Se quindi avete il discorso di spostamento date senza penali, inquadri, lui Amos, adesso da Facebook non si vede. E quell'altra, eccola. Eccoli tutti e due. E tutto questo, quindi possibilità di riproteggerlo in un'altra data o di cancellare volendo anche la vostra prenotazione, è valido solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'hotel. Sono esclusi e vanno a sé, sono esclusi innanzitutto le assicurazioni, ok? Quindi quelle si perdono. Certo. E sono esclusi da questa politica il discorso del trasporto, quindi che sia aereo che sia treno, questo va in base alla compagnia aerea o treno, in base alle loro politiche. Quindi non è detto che se voi avete una prenotazione che magari per il Sequoia è chiuso e Disney vi dice ok, potete riprenotare il prossimo anno, va bene, cambiamo. Dopo il volo quello dipende dalla compagnia aerea se ve lo fa cambiare, dipende se lo potete annullare, quello va visto di volta in volta. Esatto, quindi allora abbiamo visto quelle che sono le misure di contenimento dei contagi per quanto riguarda la vita all'interno del parco, abbiamo visto quelle che sono state le misure adottate da Disneyland per quanto riguarda l'ospitalità dei propri visitatori. Adesso, Simona, andiamo a vedere che cosa? Gli spettacoli. Quello che c'è e quello che non c'è. Esatto. Attenzione, quindi, proprio per favorire il distanziamento sociale, dovete sapere che tutti gli spettacoli non saranno attivi, disponibili. Allora, c'è un grande cambiamento. Diciamo che io vorrei metterlo in quest'ottica. Per carità, ci sono tante rinunce per chi va a Disneyland in questo periodo, magari da un certo punto di vista c'è questo, ma vengono compensate da altre cose, perché ovviamente Disneyland la magia non la fa mancare mai. Quindi è vero, non ci saranno le parate e non ci sarà lo spettacolo Disney Illumination, quello manca. Mancheranno anche i pranzi, le colazioni con i personaggi, mancheranno anche gli incontri con i personaggi, quelli fisici, nel senso dove ti puoi abbracciare il tuo personaggio preferito. Però tutto quanto viene sostituito da cosa? Dal selfie spot. Allora, cos'è il selfie spot? Praticamente è la possibilità, anzi, di incontrare e di farsi dei selfie proprio con tutti i vostri personaggi. Per chi è stato già a Disneyland saprà che diciamo i personaggi negli ultimi anni, ok, non è che si trovavano sempre in giro per il parco, anzi avevano dei precisi orari dove tu dovevi fare la fila per poi andare ad incontrarli, ok? Questo cosa voleva dire? Tante file, si perdeva tempo, diciamo, per le attrazioni poi, e per un incontro molto fugace. Invece qua adesso tutti i personaggi che non sono più impegnati a fare la parata, che sono praticamente abbastanza disoccupati, chiamiamolo così, vengono messi a disposizione per tutto il parco, tutta la giornata. Quindi troverete tantissimi punti dove fare la foto con i personaggi. Esatto. Attenzione, foto a distanza. Quindi vi fate il selfie, però li potete vedere ovunque. Quindi anche negli hotel, stessa cosa, negli hotel Disney ci sono i personaggi. Sì, okay. Esatto. E diciamo, non è, per chi c'è stato prima, come noi, non è il classico modo di andare a Disneyland, è qualcosa di diverso, ma pur sempre magico. Quelli che stiamo vedendo adesso, cos'è?
Sono praticamente adesso le prime, diciamo... Questa è la riapertura. La riapertura, esatto. La riapertura. Ah, un'altra cosa che è cambiata. È cambiata il fast pass, nel senso che non c'è. Al momento l'hanno tolto. L'hanno tolto appunto paradossalmente per evitare le file. Lo so che sembra un po' particolare, ma è così. Dovete anche tenere presente però che, essendo una capacità molto ridotta delle persone, insomma, all'interno del parco, le file sono pressoché nulla. Certo. Quindi da questo punto di vista andare al parco adesso è anche più conveniente. Sì. Perché sì, comunque potete fare tutte le attrazioni velocemente, potete fare un sacco di foto con i personaggi, anche con Topolino. Cioè, te ti ricordi la fila che c'era per vedere? Un'ora e mezza di fila per poter fare la foto, esatto, con Topolino. C'era proprio il cartello con su scritto il tempo. Insomma, non è il massimo. E volevo dire un'altra cosa, adesso mi sono scordata. Aspetta. Però... Ah, ecco, il discorso del ristorante, adesso ecco, ci arriviamo. Il discorso dei ristoranti è molto semplice. Anche qui, se avete già prenotato magari una pensione di tipo plus, standard, eccetera, sarà adeguata di conseguenza all'hotel in cui poi andrete. Quindi, se eravate prenotati magari al Cheyenne, che ha una pensione standard, e vi mettono l'upgrade al Newport, in questo caso anche la vostra pensione diventerà premium. Esatto. Quindi c'è un upgrade anche della pensione. Mica male, alla fine. Non ci sono più i servizi a buffet, ecco, non mi veniva. Nel vostro ristorante, nei ristoranti, insomma, che prevedevano questa formula, non c'è più il servizio buffet, proprio per evitare... assembramenti. Esatto. Ma non è che si mangia di meno, perché noi sappiamo poi come il buffet, soprattutto per noi italiani, soprattutto per noi italiani, è stato presente un servizio di all you can eat al tavolo. Quindi voi state comodamente seduti al tavolo e vi fate portare tutto quello che volete, quante volte lo volete, e lo mangiate senza problemi. E un'altra novità è il fatto che il menù al tavolo non sarà presente, ma lo potete consultare sul sito internet o nell'app del ristorante, e quindi c'è già il menù, lo potete vedere tranquillamente, o eventualmente richiederlo al tavolo in formato cartaceo, ed è monouso, sì, quindi lo getteranno. Pensiamo un po' all'ambiente e magari guardiamo su internet, giusto? Sì. Ecco, che facciamo prima? Anche qui è importantissimo, quello è sempre stato importante per i ristoranti, la prenotazione. Bravo! È importantissimo prenotare, perché almeno evitate tutte le file. Quindi arrivate all'orario concordato ed entrate. Esatto. E stavo pensando che più o meno questo l'abbiamo detto. Sa che c'è tutto. Abbiamo fatto il punto generale. Non so, generico. Qualcuno ha qualche domanda, vorrebbe intervenire, vorrebbe chiedere qualcosa? Ci sono curiosità che magari vi andrebbe di approfondire, non siete timidi? Vedo una lacrimuccia come like, ci credo, lo so. È sempre... Allora, io devo dire che... ho sentito varie campane della gente che è andata a Disney o della gente che non è voluta andare in questo periodo. È vero, perché mancano diverse cose, mancano, ma secondo me il discorso della magia è rimasto tale quale. Sì, penso. Quello, secondo me, non lo si rimpiange. E poi rinunciare, poi ognuno fa veramente quello che si sente, perché ovviamente tutto quanto monitorato e tutto quanto, insomma,
monitorano la situazione, vedono come sono il discorso dei contagi, eccetera. Quindi queste qua sono tutte le direttive che è in corso Disney e che sarà così fino a che la situazione, certo, non tornerà alla normalità. Ovviamente tutto il discorso upgrade, downgrade, eccetera, eccetera, decade se avete una prenotazione in atto e purtroppo magari vengono chiuse le frontiere, sì, oppure ci viene impedito a noi italiani di viaggiare in Europa, cioè ci vogliamo chiudere anche quello, ok, quindi quello è tutto un altro discorso, quello dopo si ragionerà in un'altra maniera e non dipende poi più da Disney ma dipende insomma dal governo, eccetera. Quindi questo è. E poi credo, oddio, ecco, c'è un'invasione di campo, Kira, siamo in diretta. Allora, credo poi di aver detto tutto. Fatemi vedere un attimo gli appunti. Come vedete noi abbiamo cani discreti che... Molto discreti. Sì, abbiamo detto tutto, ragazzi. Ah, una cosa non importantissima, importantissima. Gli orari dei parchi. Kira, scendi per favore. Allora, gli orari dei parchi. Perché... anche qua hanno subito un pochino di modifiche, nel senso che prima in questa stagione che ancora è estate, a parte oggi che insomma erano 15 gradi stamattina, però vabbè, questa stagione il parco era aperto un pochino più, insomma, più ore, fino alle 22 di solito. Invece adesso, da adesso fino al 13 di settembre, l'orario del parco Disneyland è dalle 10 alle 19 e invece degli studios dalle 10 alle 18, questo per tutti quanti i clienti, ricordiamo sempre che invece chi è soggiorna negli hotel Disney gode di più ore di magia, sì, quindi può entrare alle 8 di mattina, quello sempre comunque. E invece dal 14 di settembre in avanti, al momento... entrambi i parchi chiuderanno alle 18, tranne il weekend che Disneyland, quindi il sabato e la domenica, chiude alle 19. Quindi mi raccomando, fatevi anche un po' di conti se dovete prendere un volo aereo, ok? Esatto. Quindi, capiamola questa cosa, quanto dura, insomma, quante ore a disposizione avete in una giornata, eccetera. Quindi questo, mi raccomando, è molto importante. Quindi chiudono un pochino prima. Ok. Eh sì. Allora, nel frattempo io vi sto scrivendo tutti i nostri contatti, tutti i nostri canali, che magari potrebbero farvi comodo qualora vogliate, che ne so, contattarci per... Eccoli qua, li trovate nei commenti. E vi potrebbero far comodo, insomma, qualora vogliate contattarci per chiederci informazioni gratuitamente, senza impegni, ovviamente, siamo qui, e, o qualora vogliate programmare il vostro viaggio per il prossimo anno, la prossima stagione. Manca adesso, perché no? Perché no, assolutamente. Quindi poi tutto il discorso di promozioni, mezze pensioni gratuite, eccetera, sono sempre disponibili. Poi quello, il discorso tariffe esula da tutto quanto quello che abbiamo visto, sì, adesso. Esatto. Quello che stiamo vedendo, che per il prossimo anno sembra che al momento ci siano delle buone tariffe, no? Allora, è tutto un termolotto. Comunque, Disneyland ha dei prezzi non altalenanti di più. Quindi non lo so. Secondo me di solito funziona così: quando i clienti ci dicono io vorrei andare a Disneyland, che ne so, ad aprile, ce lo dicono, noi monitoriamo la situazione, quando vediamo che è un buon prezzo, ti chiamo e te lo dico. Esatto. Perché questo mi sa che è l'unica cosa da fare. È l'unica scappatoia, sì. Esatto. Niente, ragazzi, io direi che ci siamo. Ho detto che questa diretta sarebbe stata breve, intensa, con disturbatori fuori campo, in campo, quindi c'è tutto, ci abbiamo messo tutto. Ok. Allora, qua c'è una domanda, scusate. Quella sì, è arrivata adesso. Ah, ok. Scusate da Facebook, allora, stiamo guardando. Le attrazioni sono tutte aperte o alcune sono state chiuse? Allora, oltre a Marvel,
Marvel, New York. Allora, le attrazioni non è che sono chiuse causa Covid. Le attrazioni, alcune sono chiuse e vengono chiuse per la manutenzione. Questo sì. Sempre a rotazione in diversi periodi dell'anno. Quindi questo esula. Quello che potete fare, magari, controllare, non viene detto tanto tempo prima, quando sì. Un'attrazione è chiusa. Quindi lo potete verificare o dal sito Disney o dall'app Disney, anzi, dall'app Disney, e che potete praticamente vedere anche durante il giorno quale attrazione è aperta, quale è chiusa. Sì. Perché purtroppo non c'è un calendario, diciamo, dove dicono tutte quante le attrazioni, quando sono aperte e quando sono chiuse. Okay. Vi mettiamo, visto che abbiamo parlato di app, se tu, la ragazza dagli occhi azzurri, sto parlando con un utente di Instagram, non vi preoccupate, se tu, la ragazza dagli occhi azzurri, vuoi sapere un po' di più anche sull'utilizzo dell'app, se vai sulla pagina di Evolution Travel, tra i commenti ti ho messo il link del video Facebook in cui è possibile vedere appunto come funziona l'app. Come funziona? Se sentite, non sono combattimenti tra cani, perlomeno non legali, neanche illegali, stanno giocando. Va bene, ok, ci ragazzi, siamo. Scusateci per un po' di casino di sottofondo, ma o li meniamo. Non è vero, dai, non delle sciapate, non è vero. Sono papà e mamma. Sì, ecco. Sì, stavo scherzando, ovviamente. Anche perché se si incavolano ci picchiano loro, più probabile è questo. Quindi a noi gli animali fanno la pacchia. Cavolo. Ok, ragazzi, un abbraccio a tutti, per qualsiasi cosa non esitate a contattarci, ok? Ciao, ciao. Come diciamo noi? Au revoir. Ciao ragazzi. Chiudiamo? Forse, se capisco.